Grazie mille della vostra presenza. Swissquote.it, il nostro sito, che già conoscete ovviamente, se no non sareste qua. Trovate molte informazioni, come sotto la voce i prodotti, i nostri spread che sono davvero fantastici, molto competitivi. Si parte da 0,8 sulle valute, 0,5 sugli indici, 0,4 sulle materie prime. Offriamo CFD su Forex, appunto materie prime, commodities e indici azionari anche tramite lo spot. I prezzi spot vi permettono proprio di fare trading anche con contratti più piccoli rispetto al future, ad esempio. Abbiamo quotato i CFD spot, abbiamo inserito quello nuovo sulla piccola comunicazione di servizio sull'IBEX 35, che è l'indice spagnolo, è molto volatile tendenzialmente, è volatile come quello italiano, ancora un pochino di più del DAX, che sicuramente è il migliore da tradare nelle fasi di tendenza. Abbiamo anche i vari indici americani, protagonista anche il Dow Jones, che questi 20.000 li ha sfiorati ieri, ma non li ha ancora toccati, oggi sta un po' ritracciando. Quindi questi li tradate a 1 euro punto, quindi non è come il future sul DAX che avete 25 euro punto, qua decidete voi il valore da dare al punto, quindi se scrivete 1 sarà 1 euro punto, se scrivete 10 sarà 10 euro punto, se scrivete 200 sarà 200 euro punto. Per quanto riguarda le valute potete tradare con i lotti che volete, il lotto, il mini lotto, il micro lotto addirittura, la leva la scegliete voi al momento dell'attivazione conto, l'attivazione del conto si fa da swissquote.it. Cliccando su apri un conto, in 10 minuti si va a compilare il form rispondendo a tutte le domande, poi si allegano due documenti come patente e carta d'identità, già vanno bene, oppure una patente o una bolletta, ecco, due documenti. Comunque, se non avete neanche la nostra piattaforma, almeno vi obbligherei decisamente a scaricare la demo. Da swissquote.it cliccate su prova una demo e la scaricate, vi arriva immediatamente alla mail che indicate la password e scaricate la MT4. MT34 è sicuramente la piattaforma più diffusa. Questa sera, come si costruisce un trading system profittevole? Parte 1 di 3. Tra l'altro, nel nostro percorso formativo, andando su assistenza, webinar e corsi gratuiti, vedete quando saranno le prossime date. Quindi ora partiamo con la parte 1 di 3. Successivamente abbiamo già messo, dopo il periodo natalizio, la seconda puntata e poi dopo, quindi ogni mese, abbiamo questo appuntamento, quindi è davvero molto importante. Con noi questa sera Filippo Giannini, tradingfacile.eu è il proprio sito. Vuoi descrivere brevemente il vostro progetto, Filippo, gentilmente? Buonasera Stefano, buonasera a tutti quanti gli utenti collegati. Allora, io mi presento, sono Filippo Giannini, faccio parte del team di Trading Facile. Siamo una società che da oltre 10 anni idea, progetta e distribuisce trading system automatici per i principali mercati finanziari. Quindi abbiamo, diciamo, diversi sistemi che si occupano dell'operatività sulle valute, come per esempio il sistema PacPile, che è il sistema che andiamo a presentare, diciamo, questa sera. E diciamo, ecco, siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, che quotidianamente facciamo, poiché insomma, abbiamo constatato che i nostri sistemi si sono diciamo, dimostrati stabili e costanti, diciamo, nel corso degli anni ormai. Sono parecchi anni che girano in modalità reale, quindi diciamo, possiamo vantare anche un certo score reale, quindi non relativo a backtest o altro di simulato, ecco. Questi Stefano giustamente fa vedere i nostri contatti, ci potete scrivere per qualsiasi informazione a info@tradingfacile.net, oppure la mia mail personale che è filippo@tradingfacile.net. Il sito l'avete già visto, è www.tradingfacile.eu. Ci potete anche contattare tramite Skype oppure telefonicamente, insomma, ecco, qui avete tutti i nostri recapiti. Ovviamente le informazioni fornite in tutti i seminari che facciamo, anche quello di questa sera dove ospitiamo Trading Facile, sono sempre finalizzati a fornire informazioni di carattere generale. Questo è sempre fondamentale da ribadire. Il disclaimer è sempre il nostro compagno di viaggio. I CFD Forex sono anche prodotti che utilizzano l'effetto leva. È normale che, come tutte le cose nella vita, bisogna conoscere. Quindi mi raccomando, anche su swissquote.it in fondo c'è il disclaimer: quando aprite un conto noi ci assicuriamo che voi conosciate i rischi, se no il conto non ve lo apriamo. Quindi noi ci teniamo molto alla formazione, anzi diciamo meglio una chiamata in più che una chiamata in meno. Se avete non compreso tutti i rischi, 800 148 261, numero verde gratuito di Swissquote per l'Italia. Quindi,
Filippo, ti sei già presentato, quindi l'idea è quella di ideare, sviluppare e distribuire trading system, quindi se capisco bene da quello che fate ormai da diversi anni proprio. Sì, esatto. Noi diciamo, nasciamo come programmatori, quindi come società di software house, proprio con questo obiettivo. Diciamo, abbiamo ormai un know-how consolidato nella realizzazione di trading system, quindi diciamo, ecco, sistemi che poi sono in grado di operare autonomamente sui mercati e quindi ecco, eliminare quella che è poi un po' la componente psicologica che spesso nel trading fa la differenza, insomma, ecco, quella che è la componente, la componente mentale, diciamo, del trader, quindi eliminare poi tutti quei meccanismi che alle volte, diciamo, fanno spesso, anzi spesso fanno la differenza tra un'operatività, diciamo, profittevole e una meno profittevole. Tante volte è proprio un dettaglio che fa la differenza, eh? Anch'io mi sono Esatto. buttato nel mondo dei trading system e devo dire che davvero già ad esempio gestire il profitto con il take profit oppure in trailing, nelle strategie di breakout ad esempio ha molto senso utilizzare il trailing stop, fa la differenza e poi che tipo di trailing stop basato sulla volatilità come la TR, le deviazioni standard oppure seguire i minimi, l'estensione di Fibonacci, quindi davvero bisogna pensare a diverse cose, anche al fatto che poi bisogna anche saper programmare bene per fare un trading system. Io quello che consiglio quando si fa un trading system è di non imparare mai il linguaggio di programmazione, ma rivolgersi a chi già lo fa, perché davvero la programmazione è un altro lavoro. Il trading è un lavoro, il trader è un lavoro, la programmazione è un lavoro completamente diverso. Quindi se non avete le conoscenze per farlo, non vi consiglio di programmare, non l'ho mai fatto, non lo farò mai nella vita, questa è una certezza. Le certezze nella vita sono poche, ma questa per me, quindi mi affido sempre a qualcuno che sappia programmare, questo è importante. Quindi il vostro impegno qual è? Quello di di dare anche poi supporto al trader. Assolutamente, infatti noi abbiamo attivo anche un servizio all'interno del nostro sito nel quale diciamo, qualsiasi utente compilando lo specifico form può richiedere consulenza per l'automatizzazione della propria strategia di trading. Quindi se chiunque abbia una strategia che magari utilizza in maniera discrezionale e vuole automatizzare la strategia, forniamo consulenza per la realizzazione di un trading system specifico diciamo, sulla base appunto di quella che è l'operatività del cliente, il metodo operativo del cliente. E quindi qua entriamo nel vivo, proprio ti faccio una domanda diretta che tra l'altro hai già anticipato tu. Come, che è il titolo anche di questa sera, come si costruisce un trading system profittevole? Esatto, infatti il titolo è proprio questo, come si costruisce un trading system profittevole e stasera analizzeremo quella che è la strategia alla base del sistema PacPile, che è come già anticipato prima, un sistema che ci sta regalando notevoli soddisfazioni ormai da diversi anni. Quindi PacPile è il trading system di trading facile realizzato in collaborazione con il partner tecnico Report Night. È un sistema che, ci teniamo a dirlo, ha richiesto oltre 2 anni di studio sulle proprietà degli algoritmi prima di poter iniziare la fase di test. Quindi non, diciamo, preliminarmente alla fase di test ci sono stati oltre 2 anni proprio sullo studio delle proprietà degli algoritmi. Perché? Perché adesso lo andremo a vedere, diciamo, un sistema molto complesso. Quindi possiamo scorrere. Quindi, come dicevamo, il trading system PacPile è un sistema di trading complesso perché? Perché è formato da diversi algoritmi. Sono diversi algoritmi che lavorano in maniera indipendente. Quindi è un sistema che di fatto è costituito da un insieme di sottosistemi e quindi nel suo complesso il sistema PacPile nasce ovviamente diciamo in moduli, sono diversi moduli, ma nasce come un insieme di 6 sottosistemi. Nello specifico la configurazione adottata per il PacPile si avvale di 3 algoritmi specifici perché? Perché stiamo parlando di mercato forex. Quindi ovviamente gli algoritmi sono ottimizzati sulla base dello specifico mercato sul quale andiamo ad operare e ancor più diciamo specificatamente il PacPile, i moduli che operano sul PacPile sono ottimizzati per lavorare
sul cross euro-dollaro, perché come tu, Stefano, sai benissimo, diciamo, i movimenti di mercato del Forex sono diversi poi da quelli invece degli indici, quindi c'è tutto un Ah beh, discorso. ogni strumento ha le sue caratteristiche, anche il DAX che è un indice è diverso dallo Standard & Poor's che è un indice, tendenzialmente il DAX è più da breakout, lo Standard & Poor's è più da mean reverting, poi dipende anche dai time frame, quindi giustamente tu dici io mi specializzo sull'euro-dollaro che ha delle caratteristiche, me le sono studiate e sono stato in grado quindi di costruire un sistema che può intercettare il trend, identificare oscillazioni di breve, ottimizzare entrata in posizione, gestire e chiudere la posizione. Interessante. Esatto, perché qui parliamo di ogni algoritmo, quindi di fatto cosa abbiamo? Abbiamo che il sistema, come ti dicevo prima, è un insieme di sottosistemi e ogni sottosistema è di fatto un trading system completo perché possiede al suo interno caratteristiche che permettono di operare autonomamente, quindi intercettare il trend principale, identificare le oscillazioni di breve termine, ottimizzare l'entrata in posizione, gestire e chiudere la posizione. Questa è diciamo, la prima regola che ci siamo dati per lo sviluppo del PacPile. Questo perché? Perché il trading system è di fatto il risultato della composizione di diverse strategie che operano in maniera distinta. Alla base di questo c'è un concetto fondamentale. Perché? Perché l'idea è proprio quella di operare sul mercato con un portafoglio di strategie per soddisfare un requisito fondamentale in una logica cooperativa profittevole sui mercati, ossia il criterio di diversificazione. E anche qui è un concetto, diciamo, molto, molto importante Diversificazione di che algoritmi, perché tu vai a lavorare su un solo strumento, che è l'euro-dollaro, giusto? è. O Esatto. diversificazione anche di time frame sullo stesso strumento finanziario? Bravissimo, hai centrato in pieno l'argomento. Diversificazione in particolare sui time frame, quindi sia per quanto riguarda diciamo l'intercettazione del trade di fondo e sia per l'identificazione dei migliori punti in cui entrare a mercato. Quindi il sistema PacPile risulta in grado di operare correttamente in base alla profittevole identificazione del trend di fondo di mercato. La logica per la corretta individuazione del trend risiede nell'identificazione dei cicli di mercato e quindi questo è diciamo, lo strumento in base al quale lui riesce a identificare il trend e poi andare ad operare all'interno dello specifico trend, insomma, ecco. Ogni cosa si muove in cicli come risultato naturale della legge naturale di azione e reazione. Qua hai citato Gunn. Sì, gentilmente chiesto in Appena. prestito una citazione di Gunn, insomma, ecco, famoso economista statunitense e grande teorizzatore dei cicli di mercato dei primi del Novecento, Poi insomma. invece hai citato Stefano Fanton, Traderpedia. Esatto, perché appunto riuscire ad individuare una certa ripetitività nel presentarsi delle onde dei cicli economici passati può portare ad avere punti di riferimento per operare nel futuro. È un po' ecco la logica dei cicli, insomma. Possiamo andare avanti. Quindi abbiamo capito che si basa sull'analisi ciclica, che comunque. Sì. Quindi l'analisi dei cicli ha come obiettivo quello di osservare l'evoluzione di una qualsiasi serie di prezzi e alla fine riscorgere le fluttuazioni degli stessi, poiché caratterizzati da ricorrenze cicliche. Cosa affermava Gunn? E quindi ecco, grande verità, che gli errori, le speranze, i desideri e i comportamenti degli investitori sono soggetti alla stessa ciclicità. E quindi studiare i cicli maggiori, quelli medi e i piccoli cicli è molto importante per avere una visione chiara dell'andamento del trend. Perché come tu sai benissimo, Stefano, c'è un motivo se la maggioranza degli operatori acquista su determinati livelli, per lo stesso motivo vende determinati livelli e quindi diciamo, sappiamo che i cicli di mercato sono un aspetto fondamentale e qui diciamo, ecco, risiede anche la logica di automatizzare alcune strategie eliminando di fatto la componente psicologica che molto spesso porta l'operatore ad essere dal lato Ah beh, qua sbagliato stiamo del parlando di trading system, quindi è un discorso di un trading, un'operatività già predefinita,
Esatto. Infatti si elimina, sì, lì il lavoro cambia perché poi chi fa trading automatico, trading meccanico, trading quantitativo, come si chiama adesso comunque, trading system, il suo lavoro non è più quello di andare a cliccare sul compro-vendi, ma di mettere in piedi un sistema, ottimizzarlo, backtestarlo, poi usarlo in reale per vedere se quello che era emerso dai backtest corrisponde alla realtà. Quindi è un lavoro diverso, diventa poi proprio un lavoro di ottimizzazione. Esattamente, esattamente, bravissimo, proprio un lavoro di ottimizzazione e quindi ecco quello è lo scopo principale. Quanti fai Quindi in se la media, fa... come qua parli di intraday, quanti eseguiti fai in media in un giorno, in una settimana, in un... Ma allora, diciamo che in un giorno può arrivare a fare anche più di 5 seguiti, però la media è sui 4-5 seguiti al giorno, diciamo questa è la media. Poi chiaramente... diciamo in una fase ci sono fasi in cui può operare di più, fasi in cui può entrare meno a mercato, però mediamente ecco, siamo su Qua un po' qua. di persone in chat mi hanno chiesto un po' tutti la stessa cosa, non ho risposto sapendo che già ci arrivavamo, quindi qua vai a definire quindi i time frame che il sistema va a leggere. Esatto, perché infatti, come dicevamo prima, i cicli di mercato possono essere di breve, di medio o di lungo periodo. Quello che abbiamo fatto con il sistema FatPile è proprio integrare all'interno diversi cicli con lo scopo di identificare le caratteristiche comuni dei cicli di mercato e quindi andare ad operare proprio su questi punti di swing, diciamo, sui livelli che ci fornisce l'analisi ciclica. E quindi i time frame su cui andiamo a settare i nostri algoritmi sono un time frame a 5 minuti, a 15 minuti e un time frame orario. Questi sono diciamo i time frame sui quali gli algoritmi lavorano e identificano i cicli. Quindi il sistema è in grado autonomamente di riconoscere tutte le fasi di un ciclo. Il ciclo di mercato è basato sul andamento dei prezzi delle ultime X candele, quindi di un certo numero di candele, è su questo che noi andiamo ovviamente ad individuare il ciclo di mercato e quindi ciclo di mercato che ci permette poi di fare una previsione su quelli che saranno i punti dove andare a cercare supporto e i punti dove invece cercare delle resistenze. Un'altra caratteristica molto importante è che viene fatta un'interpolazione, cioè diciamo, nella ricerca del ciclo attuale viene effettuata un'interpolazione con i cicli precedenti al fine di raccogliere gli elementi comuni e i tratti distintivi di ciascun ciclo. L'operatività risente in maniera determinante del risultato ottenuto da questi calcoli. Diciamo, questa è proprio la base di partenza, diciamo. L'elevata complessità dei calcoli realizzati porta diciamo ad identificare un ciclo di mercato in maniera molto precisa e permette, una caratteristica molto importante che è all'interno del FatPile, permette al sistema di operare non solo indistintamente sia dal lato acquisti che dal lato vendita, perché è un trading system che non fa differenza, cioè non ha una logica prevalente come molti altri, diciamo, expert advisor, eccetera, che o opera solamente dal lato acquisti o solamente dal lato delle vendite. Il FatPile non solo opera indistintamente dai lati acquisto e vendita, ma opera in entrambe le Certo, un direzioni del sistema non trading. short, quindi si compra o si vende l'oro-dollaro a seguito dell'andamento ciclico del prezzo. Esatto, però ecco, come dicevamo, opera anche, può operare, cioè la maggioranza dei sistemi, perlomeno diciamo molti dei più comuni, operano in modalità trend following. Che significa operare in maniera trend following? Significa operare solamente in direzione del trend principale. Il sistema FatPile, proprio in virtù diciamo, del complesso sistema di identificazione dei cicli, ci ha permesso di inserire un'operatività anche in senso contrario al trend. In che maniera? Sfruttando l'evidenza statistica conosciuta come fenomeno del mean reverting. Ritorno dei prezzi verso la mediana. Bravissimo, bravissimo. Qui lo spieghiamo molto, molto brevemente. Il fenomeno della mean reversion viene intesa come la tendenza dei prezzi di un dato strumento finanziario ad essere attratto verso il suo valore medio di lungo periodo.
Quindi il trading system, attraverso l'implementazione di uno specifico modulo, sfrutta appunto gli eccessi del mercato. Ma qua, se ti posso chiedere, utilizzate qualcosa come la regressione lineare oppure qualcosa di diverso? Tipo Bollinger, ritorno dei prezzi verso la media, oppure? No, guarda, sono tutti, diciamo, sono tutte righe di codice, quindi sono tutti, diciamo, formule che si basano sull'analisi dei prezzi. Quindi è solo statistica, prevalentemente statistica, non vengono utilizzati. E qua lo vai a spiegare, in questa slide. Esattamente, quindi quando il prezzo sulla scia di una particolare onda rialzista o ribassista si allontana considerevolmente dal prezzo medio di riferimento, calcolato per quel periodo ovviamente, il sistema entra in posizione contraria al trend, quindi cercando di sfruttare il fenomeno della trazione del prezzo verso il suo valore medio. Ecco, questo è molto interessante, ho legato una, diciamo, non vedo più la slide. Sì, no, adesso la vedi, va tranquillo. Ok, ho legato questo esempio perché questo è un esempio di tre operazioni aperte in quasi, diciamo, non in simultanea, ma diciamo distanziate da un lasso di tempo piuttosto breve. E qui vediamo, insomma, che il mercato aveva osservato un'importante discesa, quindi una fase ribassista, dopodiché sono state aperte tre operazioni su tre livelli, diciamo, distinti. Quindi se clicchi con il mouse possiamo vedere che ciò che c'è una piccola animazione, esatto, ciò che apparentemente sembra un'idea di operatività a martingala o a griglia non rappresenta invece quella che è l'operatività del sistema, che non utilizza nessuno dei due, diciamo, logiche, nessuna delle due logiche operative appena citate. Perché? Perché puoi continuare con i click. I punti di apertura non sono altro che i punti di apertura ideali corrispondenti ad ogni ciclo del mercato. Quindi questo significa che la prima posizione è stata aperta perché era stato identificato un punto ottimale di entrata dal primo ciclo, il secondo punto di entrata era stato diciamo, era stato contraddistinto come punto ideale per l'apertura della posizione corrispondente al secondo ciclo, idem per la terza posizione. Quindi questo è un po', diciamo, il concetto di base che contraddistingue la logica di apertura del sistema. Possiamo, quindi qua spiegando la logica dei tre ingressi. Esatto, infatti lo spieghiamo, diciamo, la slide precedente mostra l'entrata di mercato sul mercato di tre differenti posizioni in tre differenti momenti. Il risultato ottenuto non ha nulla a che vedere con un'operatività di tipo martingala o a griglia. Ciò accade perché ogni operazione viene aperta sul punto di entrata ideale determinato dall'analisi del singolo ciclo di mercato. Quindi ecco, questo è, come dire, cercato di esporlo in maniera, diciamo, semplice, che possa essere compreso da tutti quanti. Non so se siamo andati un po' troppo oltre. Sì, mi è partito il mouse, però poi c'è sempre questo discorso, perché poi lo streaming si vede un 4 secondi dopo. Quindi adesso dovreste vedere i criteri di apertura delle posizioni. Sì, esatto. Non so se c'era qualcosa prima. Proviamo. No, perché eravamo sulla spiegazione del fatto che non è un tipo di martingala o griglia, e poi c'è questa slide che dice: la solidità dei principi su cui si basa il sistema, in virtù della mole di dati statistici considerati, permette al sistema di operare a breve distanza sia con operazioni in vendita che in acquisto, quindi in modalità long oppure short, a seguito dell'andamento ovviamente dei cicli di mercato. Ah, questo è un discorso molto interessante, il position sizing, cioè come avviene. Tu chiami la grandezza dei lotti, cioè con quanti lotti entro in posizione rispetto al mio capitale. Cioè supponi che io apro un conto da, che ne so, 5.000 euro, facciamo 10.000 euro per fare una cifra tonda. Qual è l'esposizione tendenzialmente che avrò? Cioè quanti lotti andrò a comprare o vendere su ogni singolo eseguito? In media, è normale che dipende da più variabili, però giusto per avere una stima. Allora, tu considera che, ecco, chiaramente, come specificato, la grandezza dei lotti è dimensionata su una serie di fattori. Tu considera che con un account da 10.000 riesci a realizzare più o meno mensilmente, diciamo, 10 lotti.
Quindi questa più o meno è l'esposizione, diciamo, del sistema a mercato. Chiaramente poi cosa succede? Che anche qui noi facciamo un discorso di dimensionamento, quindi a priori. Perché? Perché noi in base a quello che è la dimensione dell'account scegliamo la, non scegliamo, settiamo la massima size con cui entrare a mercato. Quindi è un, diciamo, un primo dimensionamento. Quindi dopodiché, scorrendo la slide successiva, come diciamo, quindi prima, il primo dimensionamento avviene sulla base della dimensione dell'account. Qui si parla di lotto massimo. Poi il fattore molto più importante, qual è? È che operando appunto all'interno del range predefinito e quindi all'interno della size massima ammessa al sistema, gli importi delle singole operazioni possono essere aumentati o diminuiti in maniera discrezionale dal sistema. In che modo? Tenendo conto delle caratteristiche del ciclo e dell'entità dei movimenti che sta in quel momento considerando. Quindi chiaramente il sistema diciamo, adegua. Avendo analizzato il ciclo, quindi conoscendo anche il probabile punto di arrivo e il probabile punto di massimo rischio dell'operazione, adegua autonomamente la size dei lotti. Quindi, come ti dicevo, mediamente per un account da 10.000 euro facciamo all'incirca 10 lotti al mese. A livello di operatività sulla singola operazione, diciamo che la grandezza dell'operazione media è su un account da 10.000 potrebbe essere indicativamente dello 0,07. Ma si arriva quindi al massimo a fare tre eseguiti o si può avere anche un'esposizione di un numero di eseguiti maggiore? Beh, no, allora quello che può variare la grandezza del lotto a mercato, ma l'esposizione, cioè il numero delle operazioni aperte dal trading system non muta, perché quello poi dipende dagli algoritmi. Quello che può variare l'esposizione, quindi può variare la grandezza del trade. Perché? Perché se il sistema identifica un particolare ciclo che ha, diciamo, come dire, per il quale è previsto che il punto di arrivo dell'operazione, diciamo, è un punto caratterizzato da un'evidente escursione in pip, e magari nello stesso tempo è caratterizzato da un rischio piuttosto limitato, può permettersi di operare con una size maggiore. Se stiamo parlando di un'operazione scalping, perché magari l'analisi ciclica ha individuato un punto di arrivo piuttosto breve e di contro un maggiore rischio che il trade possa produrre una perdita, a quel punto il sistema adegua la size e quindi opera chiaramente con una size più piccola. Questo è un pochino riassunto in poche parole la logica dell'operatività. Quindi è più un discorso di cercare la stabilità. Esattamente, Nostra analisi esattamente, perché lui quotidiana. adegua il trade in base al rischio, in base al rischio potenziale e in base al gain potenziale. Questa è la logica con la quale il sistema opera riguardo alla dimensione dei lotti. Fermo restando che in base poi a quello, come ripeto, in base a quella che è la dimensione dell'account sul quale andiamo ad operare, la massima grandezza dei lotti la scegliamo noi. Quindi noi diciamo al sistema, ok, opera all'interno di questi valori. Poi all'interno di questi valori gestisci tu le operazioni come meglio credi. E qua hai indicato anche la profittabilità attesa del sistema, cioè la profittabilità già avvenuta e la profittabilità stimata per il futuro. È normale che, come si dice, i dati passati, non mi ricordo il disclaimer che si mettono sempre in queste cose, però è normale che la logica è quella di cercare una certa stabilità. Quindi tu hai indicato che il pack pile ha una rendita attesa su base annua del 30%, con un drawdown massimo attesa del 20%, ma è normale che poi ognuno può anche gestire poi il rischio in maniera diversa, però questo è sicuramente un'ottima performance considerando che cerchi di essere costante, questo a mio avviso è proprio
la cosa più difficile nel trading, proprio la costanza giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E questo è il track record di un conto reale. Sì, questo è il track record di un conto reale, perché ecco, come dicevamo, come dicevi tu prima, giustamente, volevo chiudere un concetto appunto del fatto di ricercare la stabilità. Perché? Perché questo trading system, ma come ripeto, questa è una logica che noi implementiamo in tutti i nostri sistemi di trading. Noi non cerchiamo mai il trade della vita, cioè il singolo trade, c'è cioè una logica che appunto ci fa guadagnare con il trade dell'anno che ha fatto 1000 pip. Il nostro guadagno deriva da tutta una serie di piccole operazioni che Gaetano portano. chiede con che percentuale di rischio entra e aspetta che allargo un po' che non si legge più. Con che percentuale di rischio entra per operazione e che rischio rendimento ad operazione? Però già prima avevi un po' dato delle cifre, cioè come media per un conto da 10.000 euro con 0,07 lotti. E il discorso del rischio rendimento penso che sia un po' difficilotto, perché comunque ti va a aprire le tre operazioni. Però se vuoi rispondere direttamente tu, Filippo. Ma guarda, allora, questo magari se facciamo in tempo lo possiamo vedere oggi, altrimenti diciamo, questo io ne avrei parlato poi nel prossimo appuntamento del 12 gennaio, perché nel prossimo appuntamento parleremo proprio di quello che è la gestione della posizione e di quindi come il sistema poi va ad operare, come va a gestire le posizioni. E qui, insomma, diciamo, poi andremo a vedere, poi andando a studiare anche determinati valori che andremo a vedere, insomma, ecco, come il sistema sia in grado di gestire, quindi rischiare più o meno, chiudere operazioni sul punto di massima perdita, chiuderle sul punto di massimo profitto, e quindi lì poi andremo a vedere com'è proprio nello specifico la logica di gestione delle operazioni. Qui vediamo le performance del sistema MacPile, anche queste riferite ad uno storico reale. Ripeto, questi non si tratta di backtest, non si tratta di simulazioni, questo è un conto reale che ormai gira da più di un anno. E queste sono le performance prodotte. Diciamo che anche questo a dicembre abbiamo un più 4,19%, considerato che siamo solo a metà del mese. Quindi questo ci fa anche ben sperare per quello che è la chiusura Ti dell'anno. faccio vedere qua quello di prima che riporta anche il 2015 e la crescita tendenziale, che è la linea blu. La linea blu di fatto è il balance della MetaTrader, la linea rossa è una media di crescita, quindi questo qua si vede un po' la stabilità del sistema, ecco, più che Sì. altro. Nel 2015 diciamo che abbiamo avuto una crescita troppo grande per essere reale, quindi non, diciamo, il rendimento atteso è più ragionevolmente. Io, allora, il discorso è questo: a noi non piace, cioè Stefano ormai ci conosce, e il fatto che ci faccia fare i webinar, credo perché insomma, ecco, ci reputa anche dei tecnici tutto sommato bravi. Il discorso è questo: a noi non piace, diciamo, vendere cose per quello che non sono. Il sistema quest'anno ha fatto già il 59-85%. L'anno scorso molto di più, ma è chiaro che noi non possiamo, come hai detto tu giustamente prima, prevedere l'andamento dei mercati nel futuro, quindi preferiamo sempre tenerci un pochino più bassi, quindi preferiamo sempre metterci nella peggiore delle ipotesi, è ragione per la quale possiamo stimare indicativamente un 30% di performance, anche se in realtà quest'anno come conto reale siamo già ben oltre, insomma, ecco. Andiamo a vedere più in Quindi dettaglio quindi l'andamento proprio del conto più recente che ti ho un po' chiesto proprio io personalmente di aprire, giusto appena prima di questo webinar, così potevamo anche dare una logica di operatività fatta nel brevissimo periodo. Quindi questo è un conto aperto davvero da poco a novembre, così uno si può anche magari rendere conto della profittabilità nel breve periodo del sistema. esatto, sì, abbiamo avuto novembre, tra l'altro novembre è stato caratterizzato anche da, a parte che novembre credo abbiamo solo una settimana, quindi abbiamo fatto il 4,22 solo con una settimana, e poi insomma, ecco, abbiamo avuto una fase di inizializzazione del sistema, quindi di settaggio dei lotti, scelta della migliore Il configurazione. nome del MacPile 2 lo trovate nel mondo MQL5 per chi lo volesse cercare.
Esatto. Infatti, diciamo, ecco il Pathpile, questo è il Pathpile 2.0, perché è diciamo un sistema, ecco, ancor più che ha avuto delle piccole migliorie, quindi Pathpile 2.0. E quindi, come dicevo, abbiamo avuto a novembre, ecco, una fase di inizializzazione dei lotti, quindi settaggio dei lotti, scelta dei migliori parametri per operare, e quindi abbiamo fatto un più 4,22 a novembre. Attualmente siamo al mese di dicembre, sono 14 giorni e abbiamo già un 4,41%. Quindi, come dicevo, ci fa ben sperare per il prosieguo poi del mese, ecco, tenuto conto diciamo degli eventi che già abbiamo avuto e ecco, Guarda, nonostante. sicuramente andremo, direi Filippo, penso, ad approfondire in tema più approfondito statistico il comportamento nel prossimo webinar, come dicevi prima, però anche per rispondere parzialmente a Gaetano rispetto al rischio rendimento, eccetera, è meglio, a mio avviso, valutare più questo dato statistico che si chiama profit factor, che è il rapporto tra profitti lordi e perdite lorde, che è 1,26. E poi altre considerazioni veloci, che le vittorie, cioè i profitti, le operazioni chiuse in profitto consecutive sono state 14 a seguito dei loss consecutivi che sono stati meno della metà 6. Questo è sicuramente importante anche per come si guadagna, perché c'è modo e modo di guadagnare, ovviamente, quindi meglio cercare di essere costanti piuttosto che avere run up improvvisi e poi drawdown veloci, e poi una stima di crescita mensile. Questo è normale che magari sia stato un periodo anche abbastanza profittevole, però tutto sommato è difficile, perché l'oro dollaro prima è partito verso il basso, ha fatto il minimo in area 1,05 come l'anno scorso, 1,0550, poi siamo ritornati velocemente in area 1,0850, poi siamo riscesi di nuovo, oggi c'è anche la Yellen, quindi ci sarà ancora più volatilità. E quindi questo è davvero molto interessante, poi per chi volesse iniziare a cercarlo, poi ne parliamo approfonditamente nella prossima edizione. Ci sono anche altri dati statistici che possono essere valutati in maniera trasparente. Qua ad esempio si vede che tutti gli eseguiti sono stati fatti sull'euro-dollaro con una distribuzione abbastanza lineare tra i long e gli short, quindi tra i sell in rosso e i buy in blu. E poi questo sarà, penso, protagonista del prossimo webinar, proprio la rischiosità Esatto, su il quello ritorno. che diciamo per rispondere alla domanda, ecco. Danilo Quello che chiede: si può sapere se il trading system l'ho fatto lavorare H24 oppure l'ho staccato in prossimità di eventi importanti tipo Brexit, elezioni USA, eccetera? Guarda, già sicuramente il fatto di lavorare sull'euro dollaro, che è il più liquido, lo strumento finanziario più liquido al mondo, direi è buono, perché con tutta la liquidità che c'è è molto più difficile far nascere dei gap. Questo sicuramente è un punto a favore della stabilità del sistema. Assolutamente, assolutamente. Infatti, diciamo, hai ancora una volta, ecco, centrato in pieno il discorso, nel senso che il fatto che sia uno strumento molto liquido e soprattutto non ci siano mai grossi gap in apertura, diciamo, permette al sistema di gestire al meglio la posizione. Poi, diciamo anche questo, che abbiamo questo sistema operativo da novembre. Nel mezzo c'è stato diciamo, sia il referendum, diciamo, italiano, e quindi nonostante questi, diciamo, ecco, gli eventi che hanno caratterizzato l'ultimo mese con l'euro-dollaro, che abbiamo avuto anche venerdì scorso in on farm payroll negli Stati Uniti, che ha prodotto comunque sia degli swing considerevoli. In tutto, insomma, diciamo, nel quadro generale il sistema ha fatto il più 8,80%. Esatto, Quindi poi tu hai detto che il sistema qua lavora da fine novembre, però attenzione, perché prima, questo lo ribadisco, abbiamo mostrato, perché questo, diciamo, è stato un conto anche un po' prova, ero stato io a rompere scatole a Filippo, dire: dai Filippo, però prima del webinar che facciamo andiamo anche a mettere un conto dedicato proprio, diciamo, per il webinar, far vedere che tutto sommato la profittabilità del sistema c'è. Però mi raccomando, poi bisogna anche riferirsi a questo, che è uno storico molto più lungo, a partire dal 2015. Silvan in chat chiedeva: il PacPi lavora solo sull'euro dollaro? La risposta è sì, anche per tutto il discorso di conoscenza dello strumento, cioè meglio magari
conoscere uno strumento e fare trading su quello, piuttosto che fare trading su 80 strumenti che non si conoscono solo per un discorso di diversificazione, perché poi nella prima parte della presentazione Filippo ha spiegato proprio che comunque all'interno del lavorare sull'euro-dollaro c'è un sistema di diversificazione interno con tre algoritmi diversi che si basano sull'analisi ciclica di time frame diversi. Esattamente, esattamente. Poi è chiaro, chiaramente noi abbiamo anche altri trading system che sono multivaluta, che operano su più strumenti finanziari, però la logica del backpile è una logica di operatività prevalentemente sull'euro-dollaro. Scusami Stefano, se possiamo tornare un secondo sulla pagina web di MQL. Mi piaceva, sottolineare, magari ecco, anche qui introdurre uno dei concetti che magari la prossima volta vedremo meglio, che è riguardo l'equity. Riguardo l'equity perché? Perché, come detto poc'anzi, è un sistema che non utilizza griglie e non utilizza martingale, quindi anche un pochino per rispondere, a chi ci aveva chiesto informazioni sul massimo rischio, quindi su quant'era la percentuale di capitale che veniva ogni volta investita a mercato. Qui notate la curva del bilancio e la curva dell'equity, e quindi è di facile lettura che cosa? Constatare come il sistema non impegni mai a mercato una grossa fetta di equity. Questo perché? Perché la logica del sistema si basa su un'operatività che prevede stop loss molto stretti, e quindi non è un sistema che qualora voi andiate in perdita inizia a mediare al ribasso o al rialzo. Questo ci tengo a dirlo perché è un aspetto che contraddistingue questo trading system. Quindi voi questo è un punto importante. Infatti guardate, se si vede qua il growth, la crescita, la linea blu nella MetaTrader è il balance. Il balance nella MetaTrader è il saldo con, non calcolando le operazioni floating, cioè il flottante, nel senso le operazioni aperte. Invece nell'equity qua si vede la classica linea verde invece la MetaTrader, che è quella che la MetaTrader chiama controvalore, nella versione originale si chiama equity, cioè il vero valore del conto trading con il flottante, cioè il floating, il fatto che avete posizioni aperte in perdita o in guadagno, ok? Quindi questa linea verde è di fatto l'andamento dell'equity reale, quindi questo è davvero molto molto importante. Alessandro chiede il capitale minimo consigliato. Allora, per quanto riguarda il capitale minimo consigliato, io ti chiederei il capitale massimo consigliato. Ma il capitale massimo anche 100.000 euro. Quindi anche di più. Vabbè, guardate, adesso a parte le battute, nel senso normale che lì sono scelte personali, poi io quello che invito a fare, adesso ripetiamo i contatti di Filippo, così riuscite a essere più, perché il webinar sapete è un evento per tutti, oltre 300 iscritti, poi lo mettiamo su YouTube, avrà 400, 500, 1000 view, non lo so, è normale che è una cosa un po' più di massa il webinar. Poi voi cosa fate? Prendete il vostro telefonino, il vostro Skype, che ne so, andate a contattare Filippo direttamente, e qua mi ricollego anche a quello che Aldo chiedeva prima: ciao, come funziona l'apertura di conto trading e il fatto di ricevere le A? Allora, facciamo proprio una distinzione, nel senso, io sono Stefano Gianti e lavoro per Squisco, che è una società di brokeraggio che offre ai propri clienti l'accesso al mercato delle valute di CFD azionari come il DAX, lo Standard & Poor's, come materie prime come il petrolio e le commodity. Facciamo anche un percorso formativo, noi facciamo il nostro percorso formativo, se andate su squisco.it in basso a destra trovate il canale YouTube, trovate molte registrazioni, e cosa facciamo? Accogliamo durante il nostro percorso formativo traders, persone che hanno conoscenza sui mercati finanziari, hanno dimostrato perché magari hanno un conto reale con noi o perché magari li conoscevo già da attività passate, di fare trading con una buona profittabilità e soprattutto con una serietà, che è la cosa più importante, soprattutto con una costanza, e quindi li accogliamo nel nostro percorso formativo per cercare di dare più informazione finanziaria possibile, per contribuire proprio ad uno scambio di idee che è davvero fondamentale nel trading. Sapete, il problema del trader tante volte lì davanti al monitor da solo, brutto, allora
la condivisione, a mio avviso, è davvero fondamentale e chi segue tutto il percorso formativo che abbiamo messo in piedi sicuramente lo sa già, però è sempre meglio ribadirlo. Durante questo percorso formativo abbiamo deciso con Trading Facile e Filippo Giannini, questa sera è a rappresentare proprio tradingfacile.eu e il sito internet, un sistema proprio. Ok, quindi mi raccomando, se volete aprire un conto, la cosa più semplice al mondo, andate su swissquote.it, andate su apri un conto e aprite un conto trading. Quello che io vi invito a fare invece, se volete informazioni relativamente al sistema di trading, che può essere PacPile, così come altri sistemi di trading che Trading Facile propone, che trovate su tradingfacile.eu, il sito qua c'è scritto, mi raccomando, c'è il sito web, c'è Skype, c'è il cellulare di Filippo, chiamatelo, che ne so, domenica alle 6 di mattina, tranquillamente, mezzanotte, sì, ma sì, tranquillamente. Sì, tanto qua si lavora 24 ore al giorno. Siamo sempre operativi, Stefano. Esatto, magari evitate di casa domenica che fai. Mi raccomando, quindi a distinzione, a me piace dire quello che dice Ever, quindi PacPile è di Trading Facile, quindi mi raccomando non fate confusione, questo lo ribadisco perché poi tante volte viene accostato, quindi dai Cesare quel che di Cesare, diamo Filippo quel che di Filippo, anche perché dietro il lavoro di un expert advisor di un trading system c'è del sacrificio, ci sono delle osservazioni, c'è dell'intelligenza, c'è di notti insonne, io lo so benissimo, e quindi mi raccomando non mischiamo le carte. Io sono Stefano Gianti, lavoro per Squisco, una società di intermediazione finanziaria, abbiamo colto Trading Facile nel nostro percorso formativo per portare un'idea in più, un sistema di trading in più. Se siete interessati a chiedere informazioni senza impegno ovviamente a Filippo, lo chiamate e lui in maniera ultra trasparente ha messo i contatti, Skype, telefono, web, mail, usate quello che volete, quindi dovete contattare lui, non chiamate me per chiedermi del PacPile perché tanto vi dirò di chiamare Filippo. Se volete informazioni su conto trading, condizioni eccetera eccetera, allora contattate tranquillamente su Swissquote 800 148 261, il numero verde, ok? La registrazione del webinar sarà sul nostro sito swissquote.it in basso a destra, ci cliccate, ve lo rifaccio vedere, andate su YouTube, cliccate sull'iconcina tipica bianca e rossa di YouTube, cliccate su video e vedete poi in ordine cronologico, a partire dal più recente, i webinar, quindi troverete qua in alto a sinistra la registrazione del webinar. Il prossimo appuntamento è chi vuole contattare appunto personalmente Filippo, lo faccia quando vuole, ai numeri che abbiamo appena visto, assistenza, webinar e corsi gratuiti, invece andate a iscrivervi poi io direi sia alla seconda che alla terza parte, che ovviamente le facciamo con un mese di distanza, così c'è anche un po' di tempo per digerire quanto detto, poi vabbè tra poco ci saranno anche le vacanze in mezzo. Volevi aggiungere qualcosa, Filippo? Ma guarda, io credo che tu hai detto tutto, ecco, io quello che mi piace ringraziare insomma, ecco, dell'opportunità, anche perché poi anche per noi lo facciamo anche un po' per mettere a disposizione quelle che sono le nostre conoscenze, quindi anche per far capire a chi approccia per la prima volta al mondo dei trading system quali sono le dinamiche che sono dietro alla progettazione e all'ideazione di un trading system, perché alle volte magari sai uno arriva e dice ma metto dentro un paio di indicatori e ho fatto la strategia, purtroppo non è se non siete così fortunati non è così, ma... ecco, poi se trovate diciamo una soluzione nel breve, per carità, siamo tutti contenti, però la realtà insomma ecco che poi per costruire uno strumento che sia profittevole, che soprattutto regga alla prova del tempo, è un discorso molto più complesso, come dicevi tu ci sono dietro molte ore di studio, ci sono dietro molte ore perse, perché poi sai benissimo che nel processo di ottimizzazione spesso si parte da per percorrere una strada, si arriva ad un punto di arrivo diciamo diverso, no? Quindi diciamo soprattutto ecco la logica, o perlomeno le logiche che noi implementiamo nei nostri trading system, sono logiche diciamo molto, molto delicate e sulle quali ecco non c'è mai non sono mai basate sul singolo strumento, sul singolo inteso come
come input di programmazione. Sono sempre un insieme di strategie, è sempre un insieme di parametri, è sempre diciamo un insieme di diversi fattori, come un muro bello solido che però si costruisce solamente mattoncino dopo mattoncino. Sì, esatto. Poi tra l'altro mi viene chiesto come si chiama il sistema, ripeto, PacPile, comunque andate su tradingfacile.eu e lo trovate con maggiori informazioni. Bene, io ti ringrazio Filippo, davvero molto chiaro, lineare, ci aggiorniamo, io vi lascio ovviamente in compagnia del nostro disclaimer, ripeto ancora i contatti di Filippo, Trading Facile in generale, info@tradingfacile.net oppure Filippo, quello diretto è filippo@tradingfacile.net. Attenzione perché il sito invece è nuovo e quindi è punto EU, è un po' più europeista, diciamo. Invece Esatto. Skype, forse è la forma migliore, Trading Facile, alla fine Skype c'è sia la chat che la chiamata, quindi forse è la soluzione un po' più facile per tutti. Grazie ancora Filippo, buona serata e buon trading. Esatto. Grazie a te Stefano, buona serata e grazie a tutti, arrivederci. Il disclaimer, leggetelo sempre, noi non sollecitiamo mai nessuno, distribuiamo solo conoscenza e basta. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa facciate nella vita, incluso il trading, dovete conoscere tutto quello che state facendo e noi ci mettiamo il massimo impegno affinché voi lo conosciate. Grazie ancora, un po' di tosse, buona serata a tutti, ciao ciao. Grazie.